Buongiorno a tutti, oggi siamo all'aperto, siamo in una splendida giornata di sole, fra un po' il sole bacerà i belli e siamo qua per presentare una ricetta facilissima, ma nella mia ottica, che ultimamente negli ultimi video ho cercato di far esplodere, diciamo venendo un po' meno ai canoni di normalità, di rispetto delle regole, diciamo mettendomi un po' contro con le ricette di 30 secondi, perché sono convinto che non possano dare un granché di bene, poi per carità fanno tanto intrattenimento, quindi, però ecco, è un intrattenimento. Se volete una ricetta che vi spieghi che cosa mettere dentro a un piatto, forse ci vuole un video che non sia il mio, quello che vi pare, ma magari quello di un altro. Farò una ricetta poverissima, semplicissima, due cose che sicuramente tutti quanti hanno in casa. Oggi faremo quello che chiamano gli spaghetti miseria e nobiltà, ma non c'entrano nulla con quel grande uomo di Totò, perché praticamente Totò nel famoso film Miseria e Nobiltà saliva sul tavolo, si metteva gli spaghetti in tasca col pomodoro. Questa è tutt'altra cosa. Vado a presentarvi gli ingredienti. Quello che vi serve principalmente sono due fette di pane, ecco qua, due fette di pane raffermo, vecchio, secco, duro, più duro è meglio è. Farò una ricetta per tre persone, per cui diciamo tre etti di spaghetti, quindi l'occorrente un paio di fette per tre persone va bene, se no mangiate pane e spaghetti. Due alici sottosale. Mi raccomando, sotto sale, ma il sale glielo dovete togliere, perché se glielo togliete poi alla fine ve mangiate solo il sale e gli spaghetti. Quindi le alici vanno prese sotto sale, ce l'hanno tutti in qualsiasi negozio di alimentari, però prima di usarle fate calare col dito, mi raccomando non lo mettete sotto l'acqua, che poi quando lo mettete nell'olio bollente schizza e vostra moglie, vostro compagno, vostra amica, quello che vi pare a voi, ve fa, ve strilla, cioè, o divorzia. Quindi mi raccomando, il sale lo dovete pulire, far cadere con le mani così, fino a quando non ne rimane un granché, ma mi raccomando toglietelo, perché sennò diventa un'insalata. Poi un aglio buono, profumato, mi raccomando. Ah, a proposito, non è una ricetta per uscire con la propria compagna, compagno, amica e amico e moglie. Dopo di questa non si batte chiodo per almeno un paio di giorni, quindi regolatevi se dovete averci incontri amorosi. Evitate questa ricetta, non la fate, fatene un'altra, ma non fate questa, perché qua si picchia con l'aglio, per cui se cominciamo così poi dici ah mamma divorzia, ho avvertito. Poi è un qualche io ho l'origano, ma ce l'ho secco, quindi ve lo faccio vedere così. Qualche fogliolina secca, se ce l'avete, ma non è detto che c'è bisogno di metterli. Qualche cappero, ma proprio 10 capperi, non di più di 10 capperi. Del pepe e abbiamo finito. Ah, un momento. Questa volta di tutte le mie spezie, le mie famosissime spezie che uso sempre, ve ne servirà una sola, al di là dell'origano secco o fresco, se ce l'avete, un pochettino semplicemente di basilico fresco. Chiaramente serviranno tre etti di spaghetti, ma questi ce l'avete sicuramente, e andiamo a fare questa ricetta, perché qua è napoletana, ma qua stiamo a Roma come al solito, guardate che giornata, ma perché sto qua invece di andare a fare una passeggiata? Andiamo a fare la ricetta. Prima cosa che faremo, la più importante di tutti, come dicevo, non è una ricetta che può essere fatta se avete degli incontri amorosi, è prendere l'aglio e praticamente grattarlo sul pane. Quindi lo grattate abbondantemente sul pane, ma mi raccomando, tre giorni non ti puoi avvicinare a nessuno, e come se facessi una bruschetta, ma più della bruschetta. Perché? Perché poi il pane non è che è un pezzettino poi ci mettete sopra, no, il pane è questo, ma dovendolo poi rompere
ne serve che ci sia un po' di aglio in ogni posizione. Ecco qua, più o meno mi sono consumato mezzo aglio. A questo punto dovete rompere, diciamo frantumare il pane, ma non frullare, quindi lo dovete rompere con un coltello, con le mani, con quello che vi pare. Lo spingete con un sottobicchiere, con un coltello grande, lo spingete in modo da frantumare il pane. Vi consiglierei la prima volta di rompere il pane finché potete con le mani e poi con un coltello tipo questo lo andate a schiacciare. Allora, dunque, abbiamo fatto intanto qualcosa. L'acqua bolle, quindi nel tempo in cui la pasta si cuocerà noi saremo in grado di terminare la nostra ricetta. Quindi mettiamo gli spaghetti. Cosa ho fatto nel frattempo? Ho messo a scaldare un po' dell'olio su una padella e ci ho messo le nostre due alici dissalate, nel senso che ho fatto cadere giù il sale. Mi raccomando, dissalatelo perché sennò sarà un problema dopo mangiarle. Quindi aspettate, piano piano, mi raccomando, non mettete alto. Ci ho messo il residuo del nostro aglio e oggi stiamo a fare una ricetta che costa, che ne so, compresa la pasta, 3 euro, non di più, perché praticamente ripieghiamo due fette di pane secco, due alici salate di sottosale, un aglio, tre etti di spaghetti. Il sale, mi raccomando, nella pasta ci ho messo il sale, chiaramente mettetene un po' di meno perché qua il sale c'è. Se mettete anche i capperi, mi raccomando, non mettete i capperi sotto sale, anche quelli cercate di dargli una sciacquatina, ma cercate di farlo a mano. Se lo fate sotto l'acqua, poi quando mettete qui dentro tutto incomincia a schizzare tutto, perché fra un po' comincerà a schizzare. Cosa dobbiamo fare? Invece di mettere le alici tagliate, che poi vi mangiate pure i pezzettini di spine, aspettate che l'alice qua, se dentro al soffritto, praticamente se squagli tutto, perché l'alice, una volta che la mettete a soffriggere, alla fine non ci rimane proprio niente. Quindi se rimane solo la lisca dopo la togliete, e quindi vi rimane tutto il buono dell'alice sciolto nell'olio. In quell'olio andremo a far soffriggere il nostro pane che abbiamo grattato prima. Ve lo ricordo, eccolo qua. Ragazzi, questa è una ricetta veramente, quando uno apre il frigorifero dice oddio, non c'ho niente. Pezzi di pane secco ce l'avevamo tutti, due alici ce l'avevamo quasi tutti. Si può usare anche le alici di quelle sott'olio, certo quelle sotto sale sono un po' meglio, ma quelle sott'olio vanno bene. In quel caso mettete un po' di sale dentro il vostro composto, perché qui il sale ce l'avevamo dentro l'alice e il cappero, in quel caso non ce l'avremmo più. Vedete, piano piano qua ve lo faccio vedere. Questa è la lisca della prima alice che si sta separando da tutta la carne, quindi fra un po' la possiamo togliere, perché se no ve la mangiate. E siccome qua il buon Totò ci ha insegnato a togliere l'alice, togliamo la prima, dove sta la seconda? Ecco qua, guardate, no, questo c'è ancora un pezzettino di carne, vabbè, è uguale, togliamo il primo pezzettino. Seconda alice, eccola qua, l'abbiamo fatta fuori. A questo punto cosa facciamo? Alziamo un po' il nostro fritto. Mi raccomando, qua la prima volta che ho fatto sta cosa a me è successo che mi ho bruciato tutto quanto. Allora, soprattutto se la padella non è antiaderente, rischiate di bruciare tutto. Però qua bisogna far salire un attimo la pressione, perché dobbiamo bruscare il nostro pane. Vi ricordo, è una ricetta non per innamorati, qui è una ricetta per divorziati, uno di qua e uno di là. Non vi potete mangiare sta ricetta se dovete andare a fare effusioni col partner, qualunque esso sia. Mi raccomando, mettiamo a questo punto, quando è bello alto, il nostro pane e giriamo. Vedete? Adesso il pane che fa? Se succhia tutto l'olio. In più a questo punto cerchiamo di alzare un po' e dovremmo cercare di far, diciamo, a brustolì, tipo la bruschetta che si fa qua a Roma, quindi con un pochettino di pazienza, mentre l'acqua incomincia a girare, buonasera, mentre la pasta continua a cuocersi. Quando la pasta sta a 2-3 minuti dalla fine, dalla cottura, la dovete togliere, perché la dobbiamo continuare a far cuocere qua dentro. Se l'aglio ve lo volete mangiare, ve lo mangiate, se non lo volete mangiare, lo levate. E andiamo a far bruscare il nostro pane. Tenete sempre sotto controllo, mi raccomando, perché fra bruscare e bruciare
passa veramente niente. Ci aggiungiamo anche i nostri 4 capperi, proprio 4 perché sono pure salati, un pochettino di pepe. Quando il pane è abbastanza abbrustolito, lo vedete, c'è qualche parte un pochettino, pure un po' di fumo perché qualcosa come al solito sfugge, lo mettiamo, lo togliamo, dobbiamo cercare di togliere tutto il pane, però senza portarci via, se possiamo, anche il resto dell'olio. Ci lasciamo questo, abbassiamo un po' la fiamma. Allora, la pasta è al dente, molto al dente, quindi intanto la cacciamo, chiaramente facciamo risalire un po'. Non la scoliamo molto perché ci serve l'acqua. Facciamo ripassare la pasta nell'olio che c'era già, però non ci mettiamo ancora, e qua c'è un po' di rumore. Se vi serve mettete un po' di acqua della pasta, così se continua la cottura, però non ci mettete ancora il pane, perché il pane deve essere messo alla fine e deve essere un po' scrocchiarello. Una spruzzata di pepe. Intanto ci mettiamo l'origano che avevamo deciso prima di mettere, non serve nient'altro. E quando la pasta è quasi pronta ci aggiungiamo qualche fogliolina di basilico fresco tagliato con le mani, mi raccomando, il basilico si taglia sempre con le mani, mai col coltello. E solo a questo punto ci andiamo a rimettere il nostro, sentite? Il nostro pane croccante. Ecco qua, la nostra pasta chiamata miseria e nobiltà, ma qua direi pasta acciughe e pane raffermo. Guardate che bella la pasta, è finita la famo impianto. Guardate che bello. Io vi auguro buon appetito con questo piatto semplicissimo, poverissimo, ma spettacolare. Non ci avrete rapporti intimi per un po' di tempo, però ci avrete un rapporto intimo con la vostra panza. Vi ringrazio che, scusate, che mi avete seguito. Se vi è piaciuto, se vi piace questo modo di fare le ricette un po' spiritose, un po' così come vengono, senza grandi progetti, e adesso poi vediamo che succederà, vi invito a tornare nel nostro canale, nel mio canale, mettete like, scrivete qualche cosa, mi raccomando, se vi è piaciuto mettete like, perché dice che servono, e commentate qualcosa, dite qualcosa e iscrivetevi se è la prima volta che venite, perché sicuramente di queste stupidaggini tutte insieme ne faremo tante. Se invece vi piacciono altri un po' morti di sonno, auguri a voi, buona giornata, auguri a tutti, buon pranzo e buona fortuna a tutti.